Pressatelo da ogni parte, ragazzi! Abbattilo, Paolo! Che stai aspettando? Noi siamo i Borgia! Non conosciamo la paura! Abbattilo, Paolo! Che stai... Pressatelo! Abbattilo, Paolo! Che stai aspettando? Farò qualsiasi cosa. Lasciatemi andare. Bastardo! Giù le mani! Via di qui! Presto! Dall'altra parte! Via! Via! Tutte a me devono capitare! Solo perché hai ucciso qualche guardia, non ti accoglieranno a braccia aperte alla scuderia. Hai ragione. Dobbiamo lanciare un segnale. Aspetta qui. Cosa nasconde sotto il capo? A quanto pare adesso possiamo acquistare la scuderia. Dopo di te. La famiglia Orsini organizzerà per sabato dei giochi festivi nella piana davanti a San Paolo, fuori le mura. Per tutti i campioni dei giochi sono promessi premi ancora più ricchi, oltre a una borsa di 4.000 scudi d'oro al cavaliere più valoroso e ai favori di Donna Lucia Orsini. A causa della recente recrudescenza della malaria a Campomarzio, sono sospesi i lavori di ristrutturazione e pulizia a Santa Maria del Popolo. Il vescovo chiede ai pellegrini di evitare la zona fino al nuovo avviso. Vai, vai! La famiglia Colonna desidera la rete. Andiamo! Giudice merito favorevole per sua signoria Cesare Borgia e di suoi condottieri. La gloria di Santa Madre Chiesa continua ad accrescersi. Sei un maestro nell'aprire ferite, ma sai anche farle rimarginare? Io intendo curare la malattia, non i suoi sintomi. Non celarti dietro le parole. Bene, allora parliamo apertamente. La morte di Rodrigo Borgia non avrebbe risolto nulla. Sento di dover dissentire. Guarda la città, il fulcro del potere dei Borgia e dei Templari. Uccidere un solo uomo non cambierà nulla. Dobbiamo estirpare la fonte del loro potere. Mi stai suggerendo di fare appello al popolo? Forse. Affidarsi al popolo è come costruire sulla sabbia. Ti inganni. La fede nel genere umano è il cuore della nostra confraternita. Deve essere un tuo adepto, quello. Va, recupera ciò che ti ha rubato. Vediamoci al Campidoglio! M'attende una persona di fiducia. Ridammi il mio denaro! Torna qui! Sparisci prima che mi penta di averti risparmiato la vita. Perché non ti togli di dosso i colori dei Borgia e non torni a essere di nuovo un uomo? Moneta da dare. Affascinante, ma perché non cammina e basta? Adesso sparisci, ho di meglio da fare. Deve essere questa volta prenderemo la paraia, guerrino! Maledizione! Lo ringrazio ogni sera per avervi mandato a noi. No! Te ne pentirai! Apprezziamo le vostre buone azioni. Maledetto! Non penso! Puttana! Che ti ha partorito! Catelo! Prendete quel bastardo! Cosa? Ah, nessuna pietà per te. Oh. Ah. Voglio parlare con te! Non combatterò. Combatterò ancora per loro. Ma come può un uomo fare queste cose? Ma certo, ci sarà una donna di mezzo. Borgia! Di eseguire la popolare ballata del ragazzino di Brescia, in quanto canta. Yeah! È stato bello da parte dell'arcivescovo. Sei finito fuori dalla griglia? Dov'eri? Non so. Una specie di ricordo frammentato. Forse devi riposarti. Sto bene. Voglio continuare. Caricamento. 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 Zona di quarantena. Quarantena terminata. Metto qui i filmati del soggetto 16. Con un po' di fortuna acquisteranno senso man mano che andiamo avanti. ristoranti e le taverne vicino ai rioni di Ripa e Trastevere. Le guardie stanno cercando di spegnere i recenti focolai di violenza, ma non possono garantire la vostra sicurezza. I presenti non devono interferire con lo squartamento dei criminali una volta legati al ceppo. Ercole, un boia di notevole esperienza, si è particolarmente risentito mercoledì, quando la sua esecuzione è stata indebitamente accelerata dal pubblico. Gravi notizie da Oriente! I turchi hanno attraversato il regno del Montenegro. Continuano a giungere notizie di feroci combattimenti su vasta scala. I militari sono tutti fuggiti dai campi di battaglia prima che fosse chiaro l'esito dello scontro. Fermo! È un ordine! Oh. Forse è il nostro uomo. Dove è lui? Fermo! Io lo so sempre. Io lo so sempre. Fermo, cittadino! Ho detto fermo! Tu, col cappuccio! Fermo, capito? Ehi, tu! Fermati un momento! L'uomo mi pare stranamente familiare. Ehi! Dov'è che ti ho già visto? Dove sarà andato? Ma che carattere! Poi mi dico... L'uomo mi pare stranamente familiare. Tu, ferma! Ho detto ferma! Aspetta un momento! Non credo. Ma mi pagava la balla a capire i morti. Io me ne vado. Torno a fare il fabbro. ho nemmeno i soldi. Inoltre, ripariamo utensili da cucina come pentole, bene, a presto dunque.